Ciao a tutti, bentornati nel mio canale, io sono Stefano Schiavon e oggi parliamo di fotografia. Nello specifico andiamo a parlare di luce e infatti quando noi dobbiamo fotografare un soggetto o comunque una scena dobbiamo valutare il tipo di luce e come essa si comporta. Nello specifico sappiamo che la luce riflette sulle superfici, quindi una delle leggi della luce è che le superfici riflettono la luce con un angolo di incidenza che è uguale all'angolo di riflessione. Per cui se noi facciamo un esempio, facciamo finta che questo sia una parete, la parete di un muro. Se noi abbiamo la luce che arriva da per esempio da una finestra che è posta su questa parte, la luce andrà a colpire questo muro con un angolo chiamato angolo di incidenza. Quest'angolo di incidenza produrrà quindi un riflesso della luce, il muro rifletterà la luce in questa direzione con un angolo riflessione, che chiamiamo con angolo di riflessione, che sarà uguale all'angolo di incidenza della luce stessa sul muro. Quindi abbiamo che I è uguale a R. Cosa interessa a noi questa legge? Se noi andiamo a fotografare un soggetto con una luce che arriva da questa finestra e magari posizioniamo il soggetto in questo punto, lo chiamiamo con A, e noi magari fotografiamo da questo punto, sarà logico che il soggetto non viene illuminato dal fascio di luce. Questo potrebbe essere anche benissimo un flash, comunque trattiamo la luce in genere, che sia flash o che sia finestra o che sia una lampada o qualsiasi altra cosa, produrrà quest'angolo di riflessione, di incidenza sul muro, è un angolo di riflessione che sarà uguale all'angolo di incidenza. Se noi posizioniamo il soggetto in questo punto non verrà mai illuminato se non da qualche raggio qua e là, ma non pienamente illuminato. Se noi vogliamo che il soggetto venga illuminato in modo corretto dovremmo posizionare il soggetto in direzione della luce riflessa. A cosa serve ancora questa legge a noi? Serve al fatto che conoscendo questa legge possiamo evitare i fastidiosi riflessi, magari se il soggetto porta degli occhiali o comunque delle superfici riflettenti, possiamo evitare che in fotografia avvengano fenomeni di riflesso direttamente sugli occhiali o su qualche altro soggetto. Come? Magari facendo inclinare il volto al soggetto rispetto magari alla direzione dell'arrivo dei raggi luminosi, oppure facendo un altro segreto, può essere quello, se magari il soggetto ha i capelli lunghi, fare inforcare gli occhiali un po' più in alto in modo da variare l'inclinazione degli occhiali e non avere il riflesso diretto della luce sugli occhiali. Quindi in base anche a questa legge noi potremmo utilizzare coscientemente tutti gli strumenti che noi abbiamo, quindi pannelli riflettenti, flash con ombrelli vari, eccetera. Quindi siamo noi a dover plasmare, diciamo, il tipo di luce che abbiamo e indirizzarlo correttamente sul soggetto. Anche se non tutte le superfici sono perfettamente lisce, come per esempio può essere uno specchio, una finestra, ma se vediamo magari da vicino un muro, vediamo che la superficie non è perfettamente piana, quindi i raggi luminosi si rifletteranno in varie direzioni a seconda del dove i raggi colpiscono. Quindi se la superficie non è perfettamente liscia, i raggi
verranno proiettati in diverse parti, ma in linea generale, avendo un muro dritto, la maggior parte dei raggi luminosi si proietterà in direzioni comunque più o meno uniformi. Qualche raggio qua e là andrà comunque fuori direzione, ma questa legge è molto importante per quanto riguarda la fotografia, quindi dove posizionare i soggetti, ma anche la scena stessa. Quindi o variamo noi la posizione in base al tipo di riflesso che abbiamo, oppure spostiamo in caso di soggetti. Il soggetto in base al riflesso della luce che abbiamo sulle superfici. Questo tipo di legge è spiegato alla perfezione da Stefano Tealdi, che io seguo su YouTube, che ringrazio tantissimo per i suoi video. Vi invito a iscrivervi anche al suo canale perché è molto preparato in materia. Quindi, grazie per avermi seguito, le prossime lezioni parleremo ancora di luce e di flash, vi ricordo di mettere un like ai miei video se vi sono piaciuti, iscrivetevi anche al mio canale. Ci vediamo alla prossima, ciao!